Al Parenti di Milano in scena un monologo sulla vita di Margherita Sarfatti. Antonio Sgobba. Quando dici vieni per la prima volta così patetico. L'intreccio tra arte e politica, la tragedia di un secolo e la vita di una donna. Margherita Sarfatti, intellettuale, tra le personalità più attive nella nascita del fascismo, allontanata poi dallo stesso Mussolini. Viene spesso associata alla figura del Duce di Mussolini come l'amante di Mussolini. In realtà Margherita Sarfatti è stata la prima grande critica d'arte donna del Novecento. Una vita ricostruita in un monologo interpretato da Claudia Coli e scritto da Angela De Mattè. Come tanti borghesi italiani aderisce al fascismo da socialista, ma perché il socialismo rivoluzionario fa molta paura. Chiaramente poi dopo, quando il fascismo diventa altro, lei poi se ne allontana, anzi viene allontanata innanzitutto. E poi sappiamo appunto che lei è una donna ebrea e quindi chiaramente nell'ultimo periodo lei deve proprio scappare. Sarfatti, con la regia di Andrea Chiodi, sarà in scena a Milano al Teatro Franco Parenti fino al 14 luglio.